Eccoci, buongiorno all'amministratore delegato di Ornellaia. E qui si può davvero dire che la cultura e il vino seguono strade parallele che diventano una sola. Esatto, seguono strade parallele che sono veramente legate l'una all'altra. Questo è un progetto che noi facciamo da 9 anni, l'anno prossimo sarà il 10° anno, e vuole veramente dimostrare come un grande vino è differente da vendemmia a vendemmia, e ci aiuta moltissimo il concetto di avere un grande artista che figuratamente fa vedere il carattere di quella specifica vendemmia. Ecco, la scelta di un artista brasiliano. Il Brasile è un paese effervescente dal punto di vista artistico. Sì. Come è nata? È nata perché i nostri curatori, che sono Bartolomeo Pietromarchi, Maria Licata, cercano sempre un artista che abbia la capacità specifica di raffigurare quello che è il carattere della vendemmia, in questo caso era l'essenza. E il prossimo appuntamento, uno degli appuntamenti, sarà anche a New York, con che sì. cosa? Sarà a New York, dove faremo un evento al Guggenheim Museum, mi sembra il 24 di aprile, dove ci sarà anche un'asta battuta sempre da Sotheby's, per questo siamo qui da Sotheby's. Certo. E tutti i proventi di quell'asta verranno donati al Guggenheim, come abbiamo fatto in tutti questi anni, avendo donato circa 1,5 milioni già ai vari musei dove siamo stati. Grazie, grazie, buon lavoro. Eccoci, buongiorno a Ferdinando Frescobaldi, presidente di Ornellaia. Sì. In questa veste qui da Sotheby's per un nuovo, il nono se non vado errato, appuntamento con la vendemmia d'artista. Esatto, esatto, il nono appuntamento di vendemmia d'artista. E abbiamo scelto quest'anno un artista brasiliano che mi sembra sta interpretando benissimo questa annata, che è stata una vendemmia non fra le più facili, dove in effetti è necessario cogliere proprio l'essenza, cioè una grande ricerca della qualità, prima sulla coltivazione del vigneto, e massima attenzione, e poi dopo sulla scelta delle uve e il prodotto del 2014, lo assaggerà oggi, certo, ma vedrà che rispetta esattamente le caratteristiche di Ornellaia a livello qualitativo. Ecco, nell'interpretazione di Ernesto Neto c'è anche la gioia del Brasile, perché il vino è anche portatore di gioia. L'emozione che esatto. dà, e la gioia che dà un vino è impagabile. Impagabile. E ognuno se la gode personalmente, e gli danno delle sensazioni fantastiche. Io ritengo spesso e volentieri molto positivo, cioè guardi, un buon bicchiere di vino dà una gioia incredibile e anche un po' di positività. Evviva Dio! Nel futuro. Ci sarà poi un appuntamento a New York, perché il mondo ama il vino italiano e in particolare i grandi vini del vostro gruppo. Sì, ci sarà alla Guggenheim Museum un evento che sarà battuta un'asta di pezzi unici dell'opera di Ornellaia, con questo 9 litri di Ornellaia 2014, e il ricavato andrà a sostenere la cultura, l'arte. La cultura. Grazie. Grazie, a presto, buona giornata.